video. Oggi andiamo a vedere come settare il modem. Sapete quando vi capita spesso che cade la linea? Non riesco ad effettuare una connessione stabile, non riesco a fare una videochiamata stabile, soprattutto per noi insegnanti con Meet. Bene, possiamo andare a vedere qualche trucchetto insieme. Vediamo di cosa si tratta. Allora, quello che dovrete fare quando scaricate l'app analizzatore, questa app qui che vedete dove c'è scritto analizzatore che adesso schiaccerò, vi si aprirà una schermata come questa, dove in alto avete visto che è comparso per un attimo una cosa che si chiama 5G e poi 2,4G se cliccate sempre sull'angolo che va e che viene. Vedete che ci sono tutte le linee internet più o meno dei miei vicini che vanno e vengono. E queste linee sono quelle che creano quelle famose interferenze di cui vi parlavo, soprattutto per quanto riguarda alla fine il problema della caduta della linea internet o momentaneamente sparisce la linea. Il 2,4G è molto importante perché è quello che ci permette di navigare in internet. Mentre invece se andiamo a vedere il 5G è quello che invece ci permette di base di guardare video, soprattutto tutto ciò che riguarda streaming e video va in 5G. Ora io qui non ho il 5G attivo perché non sto guardando assolutamente nulla in questo momento. Se volete vedere come si muove il vostro 5G, meglio che mettiate un video e vedete come la vostra rete va a interferire con le altre. Qui abbiamo due reti dei vicini che stanno interferendo fra loro. Dovete quindi settare un canale al di fuori di 52 di 64, quindi oltre 64 per quanto riguarda il 5G. E magari per il 2,4G vedete che la mia è quella verdina, celestina, è settata praticamente fuori dalle altre di modo che non sia in interferenza. La stessa cosa dovete fare voi. Adesso andiamo a vedere come. Benissimo, ora non ci resta che entrare all'interno del nostro modem e questo si fa anche in modo piuttosto semplice. Senza sapere quali sono i vostri modem, vi basta indicare IP, modem e il nome del vostro modem, cioè il marchio, il modello. Vedete che c'è Home Life, che è quello che ho io, e vi porterà un indirizzo. Questo qui, questo che vedete in alto, 192.168.1.1, è l'indirizzo IP del vostro modem. Per entrare all'interno del vostro modem vi chiederà un login fatto di admin e password. Queste credenziali le trovate sul retro del vostro modem dove c'era la vostra password. Okay. Entrando all'interno del vostro modem potete andare a settare i canali giusti per le vostre connessioni in 2.4 o 5 GHz. Mi raccomando, fate prima con un analizzatore la ricerca della vostra linea per capire quali sono i canali più liberi e poi andate a intervenire all'interno del vostro modem. Ovviamente non vi faccio vedere come andare a settare i canali perché ogni modem, ogni interfaccia di ogni compagnia è diversa. L'unica cosa che vi dico non fare è disabilitare sul vostro modem la linea 2.4G, ma anche la 5G. Non le disabilitate, dovete solo andare a cambiare i canali. Molto probabilmente il vostro modem è settato con la ricerca automatica dei canali e quindi salta spesso da un canale all'altro e per questo la vostra linea potrebbe non essere efficiente e, come si dice in gergo, cade la linea. Per quanto riguarda i modem un po' più vecchiotti, con una DSL un po' più vecchia, l'unico canale che dovrete settare è quello del 2.4G e vi auguro una buona fortuna.